primo giorno della fiera, del primo anno della fiera, abbiamo preparato tutto, imbandito le tavole, avuto i cuochi che hanno cucinato, però il momento di servire nessuno entrava per mangiare. Erano tutti a guardare, ma nessuno aveva il coraggio di fare il primo. È arrivato a un certo punto il signor Maccagno, vestito elegantemente, addirittura con il panciotto nero, con la giacca nera, i pantaloni neri, camicia bella bianca, che mi ha chiesto: ma sia smangia o casfeve? E io ho detto: prego, si accomodi. E lì è stata la prima volta, il primo avventore della nostra prima fiera, che da allora ha avuto un enorme successo. E abbiamo cominciato con una trentina di persone sotto il Palaporro, che era un palchetto da danza rotondo, circolare, e siamo arrivati a circa 10.000 persone, partendo da 3 giorni di fiera, arrivando a 2 settimane complete, 3 domeniche. Beh, la fiera ti lascia dentro un qualcosa che non dimentichi mai. Io ho lasciato 20 anni della mia vita alla fiera, e quindi sicuramente la cosa che mi è piaciuta di più è ancora adesso, quando vedo i ragazzi che allora avevano 12, 14, 15 anni, che adesso hanno 30 anni, sono sposati, ti salutano e ti dicono ancora ciao Press. Noi abbiamo lavorato moltissimo per questa fiera. Mio marito arriva e dice: abbiamo deciso di fare la Fiera del Porro. Questa fiera è stata voluta da tanta gente e io sono stato uno di quelli che ci ha creduto. Il momento più bello è stato quando mi hanno consegnato il Porro d'Oro davanti a tutta la gente di Cervera. È stata veramente una cosa molto emozionante per me. Oggi contiamo su un esercito di oltre 350 volontari, dalla ragazzina di 13 anni al nonno di 82. Per noi è sempre spettacolare, perché tutte le volte non sai mai con chi finirai a servire, che può essere uno più piccolo di te, più grande di te, un tuo compagno, un tuo amico o chi lo sa. E questo per noi è la cosa forse più bella, perché poter servire con chiunque vuoi è forse la cosa più divertente. Il volontario vuol dire proprio un affetto proprio. Per me è l'affetto della cucina, servire tanta gente. Eravamo un'amministrazione tutta giovani, diciamo nuovi, diciamo, del ruolo, e contemporaneamente, subito dopo, è partita la Proloco, che avevano molto voglia di lavorare, e anche noi come amministrazione volevamo fare qualcosa di buono. La soddisfazione te lo davano i contadini, perché vedevi proprio che lo facevano proprio con voglia. Diciamo che una cosa anche i giovani, che se lo pensassero bene, sfrutta quello che hai, che ti hanno lasciato. Io sono sempre praticamente convinto di quello. Abbiamo deciso questi gemellaggi. Il più bello, il più carino, il più caratteristico è stato quello del 2013, in cui abbiamo fatto un gemellaggio con la città di Newport del Galles, perché mi ha raccolto qualche settimana prima una cosa molto carina, che nello stemma del Galles compaiono 4 porri. Nel 1998 abbiamo deciso di raddoppiare i giorni della Fiera del Porro di Cervera. Mercoledì sera abbiamo realizzato una serata di pizza e porro Cervere, e a seguire il venerdì, per la prima volta, la serata dell'eccellenza abbinata ai prodotti tipici della nostra terra, con la carne bovina piemontese, che ben si presta all'abbinamento col porro Cervere. Il porro si usa in tutto. Qualsiasi piatto uno inizia a ragionare e dice: al posto della cipolla, al posto di questa cosa, posso mettere il porro? La risposta è sì. Il pregio del porro Cervere è che si abbina a tutti i piatti, dall'antipasto al primo al secondo. Il binomio più giusto è sicuramente quello di parlare di birra e di porro, che è un altro grande nostro prodotto agricolo del nostro territorio. Una fusione inevitabile. Il porro Cervere non ha solo un valore economico, il porro Cervere è un qualcosa che ci unisce, è un qualcosa che durante tanti anni ha saputo creare nella comunità cerverese un forte radicamento, un forte senso di unione, un forte senso di comunità. E poi è stato un volerlo da parte degli agricoltori cittadini di Cervere, che fosse promozionata col nome del territorio, perché il territorio è qualcosa di salvaguardia anche per le produzioni. È stato importante che i produttori si siano messi insieme, principalmente per presentarsi sul mercato come un'unica persona. Il marchio del Porro Cervere nasce nel 1996. Pur tuttavia mantiene
ancora i principi per i quali è stato riprogettato, quindi in primo piano la torre del Monfalcone, sinonimo dell'appartenenza al territorio Cervere, e il secondo livello, la conformazione del porro di Cervere come troviamo nei mercati. Il consorzio è nato per tutelare il porro Cervere innanzitutto. È fondamentale la tutela perché a un certo punto della nostra storia rischiavamo di avere una fiera importante che cresceva anno dopo anno e veniva a mancare il prodotto. Ho smesso di lavorare in fabbrica perché a me piace il porro, piace coltivare la terra e sono tornato alle mie origini. Sì, a marzo così si semina a fare i piantini. Le piante dopo a luglio si trapiantano e dopo a novembre cominciamo a venderli. Adesso anche prima settembre. Coltivare i porri in agricoltura biologica significa tentare di instaurare con la natura, con l'ambiente circostante, un legame, quasi un'alleanza per ottenere un prodotto genuino, valido e rispettoso dell'ambiente che lo circonda. Quando sono arrivato qui ho conosciuto questo evento, che è un evento veramente di collettività. È molto sentito da tutta la collettività ed è un sentimento che comunque si espande anche a chi lavora in municipio, anche se in municipio non siamo tutti di Cervere. ATL e Cervere collaborano da molto tempo per far sì che il porro di Cervere diventi sempre di più un elemento trainante della cultura enogastronomica del nostro territorio. Raccontarlo tramite social network, tramite il web, significa raccontarlo con un linguaggio nuovo, cioè non soltanto fotografare il passato, ma proiettarlo nel futuro. Il mio ricordo del porro di Cervere risale a oltre 60 anni fa, quando ragazzino, uscendo dalla chiesa parrocchiale dopo la messa, vedevo sulla piazzetta i carri colmi di porri che i produttori venivano a vendere a Genola come negli altri paesi vicini. Ricordo che nelle prime edizioni la cassa aveva acquistato un capannone per cui il palaporro, quello che oggi si chiama palaporro, per qualche anno fu PalaTRF. Oggi, grazie a questa manifestazione, Cervere è conosciuto in tutta Italia. Auguri per il 40° anniversario della Fiera del Porro di Cervere. 40 anni è un risultato straordinario, però, cari amici, l'età media oggi in Piemonte è 46 anni, quindi la Fiera del Porro di Cervere è ancora una fiera giovane. E quindi io auguro a questa fiera di invecchiare con lo stesso successo con cui è diventata adolescente, soprattutto ringraziando tutti quelli che ci hanno creduto e quelli che ci hanno lavorato. Forza Cervere, forza al porro e auguri per i vostri 40 anni.